Nella notte vasto incendio alla Rimel di Casette Verdini, che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali. In corso l'operazione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, nessuna pista viene esclusa. In giornata, scuole chiuse in 4 comuni, stop all'attività all'aperto. Un agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto ex collaboratore di giustizia. Ancora violenza nel carcere di Montacuto. Per il garante, il sovraffollamento e la carenza di personale a una percentuale del 32,7% pongono la casa circondariale al secondo posto in Italia. Presentati i progetti del bilancio partecipato del Comune di Ancona. Ora si può votare fino al 20 dicembre. Sono 5 le proposte, 2 presentate dalle scuole, 3 dai cittadini. 100.000 euro da suddividere tra i due progetti vincitori. 80 pacchi distribuiti tra i piccoli ospiti del Salesi di Ancona. È l'iniziativa di UNICEF Marche e Clementoni per portare un sorriso. Un piccolo gesto, ma dal grande valore, il regalo sospeso. Buonasera da ETG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming sul nostro sito etvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di ETV. In primo piano la cronaca e l'incendio che è scoppiato la scorsa notte alla Rimel di Casette Verdini, azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali. Il lavoro dei vigili del fuoco è per controllare appunto il rogo. Nessuna pista viene esclusa. In giornata le scuole di 4 comuni sono rimaste chiuse, riunioni della prefettura, l'ultima nel pomeriggio con delle raccomandazioni, quelle per esempio di evitare di fare pratica di sport all'aperto, tenere le finestre chiuse, non utilizzare i condizionatori, utilizzare anche la mascherina appunto sul volto per evitare di respirare aria, e poi inevitabilmente anche l'ARPAM sul posto per i rilievi del caso. Il punto nel servizio di Roberto Properzi. Vasto incendio nella notte scoppiato alla Rimel di Casette Verdini di Pollenza, un'azienda che si occupa di smaltimento e trattamento di rifiuti speciali. L'allarme è stato dato intorno alle 23 di ieri sera con l'intervento dei vigili del fuoco della provincia di Macerata e il supporto di unità da Fermo e da Ancona. Al momento abbiamo 5 adobotti, 4 APS e 2 autoscale. Stavamo valutando. Al momento l'incendio non si propagherà, è difficile attaccarlo perché è in fondo al capannone, quindi internamente è un po' difficile accedere, insomma. Esternamente pure abbiamo le autoscale che gettano della schiuma dall'alto. Ripeto, adesso il problema è il fumo, sono stati avvisati i sindaci provvederanno a emettere delle ordinanze e comunque avvisare la popolazione di tenere chiuse le finestre. La situazione fondamentalmente dunque è sotto controllo grazie anche alla tempestiva rimozione di materiali più pericolosi. Sì, avevamo qui nella parte diciamo opposta, per fortuna lontano dall'incendio, avevamo un accumulo di batterie a litio e per fortuna, non essendo state coinvolte, in tempo questa notte sono state rimosse e sono state portate all'esterno. Sul posto i sindaci Sclavi di Tolentino e Romoli di Pollenza, mentre l'amministrazione di Macerata ha emesso stamattina l'ordinanza della chiusura delle due scuole Natali e Livia Bella di Sforza Costa. Siamo stati avvisati nel corso della notte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La prima preoccupazione è stata per me dare l'avviso alla popolazione tramite un messaggio con il servizio d'alert system, che manda in simultanea la stessa telefonata a tutti i cittadini di Pollenza sui telefoni fissi e sui cellulari, per cercare appunto di avvisarli su quanto stava succedendo. Ho provveduto anche a chiudere le scuole, a concordare con l'ARPAM i campionamenti dell'aria e ho anche riavvisato la popolazione con un altro messaggio stamattina alle 7, raccomandando di tenere chiuse le finestre, evitare il più possibile gli spostamenti e munirsi eventualmente, se uno deve uscire dalla propria abitazione, di una mascherina che comunque fa da filtro e male non fa. Ancora cronaca con un agente della polizia penitenziaria aggredito da un detenuto ex collaboratore di giustizia. Ancora violenza dunque nel carcere di Montacuto. Per il garante dei diritti c'è una situazione di disagio e poi per il sovraffollamento e la carenza di personale a una percentuale del 37,2% la casa circondariale è al secondo posto in Italia. Giacomo Giampieri. La situazione, poi ho parlato con il comandante del carcere, mi ha rassicurato sulle condizioni dei due agenti,
però il dato preoccupante è il sovraffollamento a monte acuto e la carenza di personale. Soprattutto la carenza di personale, il dato questo qui che allarma è che l'istituto di monte acuto è il più sovraffollato delle Marche ed è il secondo in Italia come carenza di personale. Abbiamo una carenza del personale che si attesta a monte acuto oltre il 30%. Non c'è pace nelle carceri marchigiane, in particolare a monte acuto, Ancona, dove ieri un altro agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto italiano, ex collaboratore di giustizia, per futili motivi. L'agente ha riportato una prognosi di 3 giorni, denunciano i sindacati di polizia, ma a destare maggiore preoccupazione è che gli episodi sono diffusi e troppo frequenti per non porvi un argine immediato. Il più recente è quello del 29 novembre, quando un carcerato aveva attaccato un agente poi refertato con 4 giorni di prognosi. E ancora prima, nei giorni del sisma, c'è stata una rivolta dei detenuti all'interno della casa circondariale Doriche. Allora 4 agenti erano rimasti feriti. Una situazione di estremo disagio, ma anche gli altri istituti penitenziari marchigiani non se la passano meglio in termini di criticità sanitarie, edilizie e mancanze di spazi adeguati. Altri dati sui quali riflettere sono i numeri dei detenuti nelle Marche, 864, di cui 302 stranieri. L'esame delle singole realtà, in base ai dati del 30 novembre, mostrano un sovraffollamento pressoché ovunque. A Fermo i detenuti sono 58, di cui 20 stranieri su una capienza di 41, a Barcaglione 80, di cui 38 stranieri su 100 posti disponibili, a Fossombrone 93, di cui 2 stranieri su 185 posti disponibili e a Marino del Tronto 103, 24 stranieri su 103 posti. E ancora Pesaro, Villa Fastigi 214, di cui 98 stranieri e 23 donne, per una capienza complessiva di 143 unità. Il primato è per Ancona, Monte Acuto, con 316 detenuti, di cui 120 stranieri, per una capienza di 256. Specialmente in questi periodi prenatalizi, i detenuti sono sempre un pochettino più nervosi, più agitati, perché chiaramente sentono la mancanza con la famiglia, con gli affetti più cari, la lontananza soprattutto, no? E quindi questo può creare delle situazioni di disagio che naturalmente vanno stigmatizzate, a prescindere, perché è uno che può ricorrere alla violenza. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, confermando la multa a Umberto Carriera per l'apertura dei suoi locali nei giorni delle restrizioni anti-Covid imposte dal governo. La storia è sempre quella che vede al centro ristorante La Grande Bellezza di Monbaroccio, i fatti del 15 gennaio 2021 che hanno dato origine anche al processo penale che vede imputato il leader di Io Apro per diffamazione su denuncia del dirigente della squadra mobile Paolo Badioli. Il secondo round del giudizio civile si è quindi chiuso a favore della prefettura, che aveva a sua volta impugnato la sentenza del giudice di Pesaro Flavia Mazzini, sentenza che aveva annullato la multa da 800 euro e 20 giorni di chiusura imposti dall'imprenditore ribelle e leader di Io Apro. Cambiamo ora argomento. Le regioni firmano l'intesa per istituzionalizzare la conferenza delle regioni e delle province autonome, il tutto davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione europea sono destinati esattamente ad accelerare l'infrastrutturazione del Paese, colmando i divari, a partire da quello tra il nord e il sud. Il PNRR indica obiettivi in termini di riforme e investimenti ai quali è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione del 2026. Sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto a Monza al Festival L'Italia delle Regioni. 1 a 2 giorni di tavoli tematici e confronti che ha messo al centro il tema dell'autonomia dei territori, all'interno però della cornice unica rappresentata dallo Stato, passando per sviluppo, applicazione del PNRR, sanità, diritti. Credo che sia anche importante oggi innescare un processo di riforma dello Stato che possa consentire ai territori di poter espletare al meglio le loro capacità di competitività e anche la loro capacità di sviluppo, e dall'altra parte però mantenere ferma, unita, una visione integrale della nostra nazione. Uno Stato forte che riesce a dare anche maggiori risposte ai territori e anche maggiore capacità di mettere in condizioni questi territori di sviluppare. Le regioni hanno dato un grande contributo nella fase della pandemia, ma non solo nella fase della pandemia, stanno riscoprendo una centralità, anche perché riescono a fare una sintesi che molto spesso in questi anni non è venuta. Però ecco, io spero veramente che col nuovo governo si possa ridare un impulso a questa fase di costruzione di una visione nuova dello Stato, dove lo Stato possa cercare di comprendere, per il tramite della semplificazione e della filiera istituzionale, che possa appunto saper
compiere fino in fondo la sfida del rilancio dell'Italia, che ha bisogno sotto tanti punti di vista, quello infrastrutturale, quello sociale, quello economico, di risposte concrete. Intanto la regione va verso la figura del sottosegretario di giunta, il dibattito questa mattina durante il Consiglio delle Marche. L'Assemblea legislativa vara la modifica allo statuto della Regione Marche con la quale viene introdotta la figura di un sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. Una importante figura, secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, per poter supportare concretamente l'attività del presidente. Il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, già presente in alcuni statuti regionali, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise e più di recente Toscana, rappresenta un ideale completamento del gabinetto del presidente, consentendo a quest'ultimo di poter essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato. La modifica allo statuto è stata approvata con i voti della maggioranza, mentre il PD, con il consigliere Stefano Cesetti, relatore dell'opposizione, si è mostrato contrario non tanto all'introduzione del sottosegretario, piuttosto all'individuazione dello stesso fuori dal Consiglio. Si parla infatti di un tecnico o un politico che possa assumere l'incarico e per ricalibrare gli equilibri in giunta il sottosegretario potrebbe essere un esterno e nominato nell'Ascolano. È contrario il Partito Democratico, sono contrario io come relatore di minoranza, perché va bene la nomina del sottosegretario, ma deve essere scelto tra i consiglieri regionali, perché altrimenti, se si sceglie all'esterno, con attribuzione della relativa indennità, è in violazione di una legge nazionale che diversi anni fa ha imposto alle regioni di contenere il numero dei consiglieri regionali e degli assessori. Quindi noi diciamo va bene il sottosegretario, ma lo si scelga all'interno del consiglio regionale senza attribuzione di indennità aggiuntive e senza ovviamente gli uffici di supporto, perché questi dovranno essere reperiti all'interno dei dipartimenti. E io credo che questa legge poi verrà impugnata dal governo, perché è indubbiamente in violazione della norma nazionale ed anche, se vogliamo, della stessa Costituzione, che impone anche alle regioni di contenere i costi per concorrere al riequilibrio dei conti pubblici. Ciccioli, che ha relazionato per la maggioranza, ha invece specificato che non ci saranno sprechi di risorse, che potrebbe essere un esterno, giustificando la liceità di questa mossa nella legge regionale che stabilisce che il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio Assemblea Legislativa Regionale. Se invece dovesse essere scelto tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetterà alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale. Riconoscimento per la sanità marchigiana con la AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, che ha premiato come migliore ospedale pubblico d'Italia l'azienda ospedaliera universitaria di Ancona, Torrette, insieme all'Istituto Humanitas di Rozzano, come invece la realtà migliore in Italia tra le private. Il premio è stato assegnato a sorpresa questa mattina a Roma durante la presentazione del programma nazionale Esiti 2022. Le due strutture sono le uniche sulle 227 valutata ad aver ottenuto semaforo verde, cioè la valutazione alta per almeno 6 aree cliniche rispetto agli indicatori individuati dal programma, appunto, Esiti. Presentati i progetti del bilancio partecipato del Comune di Ancona, i 5 progetti finali, si può votare fino al 20 di dicembre, 2 saranno i progetti vincitori, 1 tra quelli avanzati dai cittadini e 1 tra quelli proposti invece dalle scuole. Bilanciamo Ancona, siamo arrivati alla presentazione pubblica dei 5 progetti finalisti, si può votare fin da subito, c'è tempo fino al 20 di dicembre, è il penultimo atto, diciamo, del bilancio partecipato 2022 del Comune di Ancona. Siamo alla fase in cui verranno decisi 2 progetti vincitori, uno nel percorso dedicato ai cittadini, l'altro nel percorso dedicato alle scuole. Ognuno di questi progetti riceverà 50.000 euro di budget e il Comune si impegna a realizzarlo a partire dal prossimo anno. Sono 5 le proposte, 2 presentate dalle scuole. Passettiamo, progetto di informazione e valorizzazione del passetto dell'Istituto Savoia Benincasa. Il planetario di Ancona, per conoscere le stelle e ricordarci che siamo un popolo di navigatori, l'Istituto Volterra Elia. Altri 3 progetti dai cittadini. Il Posa Tour, un percorso ad anello che lega nella natura 3 quartieri e oltre. Un capolinea smart, dotato invece di tecnologie e nuova socialità. Infine una bike station attrezzata per parcheggiare
ricaricare e fare piccola manutenzione alle bici. Possono votare tutti i cittadini che risiedono nel comune di Ancona e che hanno compiuto 16 anni. C'è tempo fino al 20 di dicembre. Ognuno ha a disposizione 10 punti da assegnare. Possono essere assegnati tutti a un unico progetto oppure distribuiti sui progetti. Si potrà votare soltanto una volta. Alla chiusura delle votazioni, il progetto che avrà raccolto più punti tra quelli presentati dai cittadini e il progetto tra i due presentati dalle scuole saranno i vincitori. Abbiamo deciso da un po' di anni, si era un po' stoppata la situazione durante il Covid per ovvi motivi, di fare in modo che una piccola fetta di questo bilancio, cioè 100.000 euro, venisse gestita e decisa dai cittadini, dai loro progetti, dalle esigenze sui loro quartieri, perché aiuta i cittadini, noi ad avvicinarci alle esigenze dei cittadini e i cittadini ad avvicinarsi un po' a quelle che sono le complessità, no, della gestione di un progetto che ha una finalità comunque pubblica. Ad opporsi alla Simonella, che lo ricordiamo ha vinto le primarie del centro-sinistra, ancora non c'è un nome nell'altro schieramento, quello del centrodestra, chiaramente in vista delle comunali di Ancona. Sono giorni cruciali però nella coalizione per individuare il nome giusto entro la metà di dicembre, però si dovrebbe chiudere il cerchio. Sentiamo. Giorni decisivi nel centrodestra anconetano per chiudere la partita e scegliere. Così il candidato della coalizione che sfiderà di sicuro Ida Simonella, attuale assessore a bilancio e porto del comune, vincitrice delle primarie in lizza per correre da sindaco nelle fila del centro-sinistra, e Francesco Rubini, candidato di Altra Idea, di città. Mentre si attendono i movimenti degli altri partiti, il centrodestra non ha ancora comunicato chi concorrerà per la fascia tricolore del capoluogo, ma il capogruppo in regione di Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli, riferisce che ci sono state una serie di consultazioni, una serie di incontri tra i partiti, che abbiamo fatto in maniera non clamorosa, si sta orientando verso una decisione. Ovviamente finché non si decide la decisione è sospesa, questo accade sempre in politica, ma grosso modo stiamo chiudendo la discussione. Nomi certo se ne fanno da un po' di tempo. In poll pare esserci sempre Daniele Silvetti, presidente dell'ente parco del Conero, ma sarebbero in rialzo anche le quotazioni del consigliere regionale del partito della Meloni, Marco Ausili, già dato tra i papabili come assessore regionale prima che Acquaroli convergesse su Brandoni dopo l'elezione a Roma di Castelli. Non è da escludere poi che la scelta possa essere orientata su una figura trasversale, non necessariamente politica, piuttosto tecnica, al fine di costruire aggregazione civica più larga e che contempli anche profili che vanno oltre il centrodestra. Non a caso sono spuntati i nomi di industriali, imprenditori e rappresentanti della società civile, ma né Ciccioli né gli altri esponenti del centrodestra dorico si sbilanciano. Per certo la svolta potrebbe essere dietro l'angolo. Credo che insomma entro la metà del mese sicuramente c'è il candidato del centrodestra, perché vorremmo proprio lanciarlo nelle settimane, diciamo, delle festività, per iniziare a proporre il nostro progetto. Già dopo le primarie del centro-sinistra, Ciccioli era intervenuto sul risultato del testa a testa tra Simonella e Pesaresi, parlando di vittoria di Pirro della rappresentante della giunta Mancinelli. Una buona notizia per il centrodestra, aveva detto Ciccioli, che ha concrete possibilità di sottrarre ancora a questo immobilismo che da decenni ha ridotto il prestigio e il ruolo di traino del capoluogo regionale. Ora aspetta a noi, aveva aggiunto, considerate le condizioni favorevoli come non mai, in filiera con il governo nazionale e regionale e con la nostra coalizione, proporre candidature di qualità all'insegna dell'unione e della compattezza per ridare nuova linfa vitale ad Ancona. Ma per il nome bisognerà pazientare ancora un po'. Un regalo per un sorriso, l'iniziativa del pacco sospeso al Salesi di Ancona, iniziativa di UNICEF Marche e Clementoni. Gli occhi brillano mentre le manine scartano piano piano il pacco regalo, sorridono e ringraziano per questo piccolo grande momento di serenità. Ci sono i piccoli di oncoematologia ma anche quelli di pediatria. Sono ben 80 i bimbi dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona che hanno ricevuto oggi un regalo speciale, il pacco sospeso ideato dall'UNICEF insieme all'azienda Clementoni, consegnato con il prezioso aiuto dei vigili del fuoco. Purtroppo le condizioni avverse del tempo non ci hanno permesso con i vigili del fuoco di sare le scale per regalare, per passare i doni dalla finestra, ma siamo comunque riusciti ad andare nei reparti e gli 80 pacchi che sono stati consegnati ci hanno regalato 80 sorrisi. Una valigetta ricca di giochi ma che nasconde in realtà un doppio regalo, da qui appunto l'idea del pacco sospeso. È sospeso perché il donatore in realtà fa due regali. Un dono va in un ambito, diciamo così, di necessità
nel mondo e l'altro va a un bambino che si trova magari in un momento di tristezza e riusciamo a dargli un sorriso. I piccoli pazienti del Salesi sono solo i primi, sono 2500 in tutta Italia i bambini che riceveranno il regalo sospeso. Oggi essere al Salesi è simbolo dei bambini di tutto il mondo, perché nelle condizioni di precarietà, di emergenza, la situazione della salute li rappresenta tutti. Un grande dono dunque, soprattutto però per chi quel dono lo ha voluto fare e consegnare. Basta veramente un piccolo gesto per riuscire a regalare un sorriso, e poi quello che ho notato è stato anche l'aiuto dei genitori, che riescono a rendere questo momento comunque grande per loro, quindi sembra un piccolo gesto, però loro lo vivono in maniera molto più grande rispetto a quello che magari possiamo vedere noi da fuori. Quando il bambino ti si avvicina e ti prende il gioco, quindi cerca questa curiosità di vedere anche all'interno del gioco, è veramente emozionante. Sono bambini che ti danno quel sorriso, che ti dà veramente una soddisfazione incredibile, vale proprio la pena. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it e anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie invece per l'attenzione e l'augurio ovviamente di una buona serata. Arrivederci.